Salve, ben ritrovati nel canale Dolcilandia non solo. Oggi vi faccio vedere come ho preparato questa crostata a forma di cuore per la giornata di oggi, San Valentino. Parto intanto dalla pasta frolla, cui ricetta trovate già nel canale, vi metterò il link in sovraimpressione anche giù nella scheda informativa. Vi ricordo che per leggere la scheda informativa vi basta cliccare sul titolo del video, si aprirà a tendina la scheda e potrete leggere tutto quanto, dalla ricetta completa di ingredienti alla descrizione con il procedimento. Ho steso quindi 3 quarti di pasta frolla in un spessore di mezzo centimetro circa, anche di meno. Ho preso la tortiera a forma di cuore per sincerarmi della misura e poi ho passato in superficie la pasta frolla così da stenderla poi all'interno molto delicatamente, facendo attenzione a non bucare la pasta frolla con le dita, quindi in questo passaggio serve molta delicatezza. La dose della pasta frolla è una dose e mezza. Io vi metterò tutti gli ingredienti precisi giù nella scheda informativa, come vi ho detto, ma per il procedimento potete fare benissimo riferimento alla ricetta con una quantità diversa da questa. Stare molto attente anche alle pieghe che si formano con la carta forno, quindi stenderle e poi sistemare al meglio la pasta frolla. Fatto ciò, ho rifilato con un coltello dalla parte dritta della lama, non quella seghettata, e ho tolto la pasta frolla in eccesso. A questo punto la base va fatta riposare per almeno 30 minuti in frigorifero. Con l'altro panetto di pasta frolla l'ho stesa anch'esso, sempre ad uno spessore uguale a quello che ho fatto per la base della crostata, e ho ricavato da questo un guscio, metà cuore della tortiera. Ecco qui il foglio metà cuore dello stampo, quindi l'ho poggiato sulla pasta frolla stesa e sempre con il coltello dalla parte dritta della lama ho intagliato la sagoma del. Anche questo va in frigo per una mezz'oretta. Trascorso quindi 30 minuti, ho infornato sia la base prima, dopo averla bucherellata leggermente con una forchetta, in forno preriscaldato e statico a 200 gradi. Il tempo è circa 15-20 minuti. Io vi consiglio di attenzionare il vostro forno, comunque voi conoscete le temperature, come si regola meglio.
Ho foderato la base con della carta forno e ho versato sopra dei fagioli che io tengo da parte proprio per questo tipo di cotture. Al posto dei legumi si può utilizzare del sale grosso oppure del riso. Ho steso bene anche i fagioli, i legumi. E questo è il risultato prima di infornare. Dopo, trascorso quindi questi 20 minuti, ho tolto la carta forno con i legumi e ho rimesso la tortiera in forno per ulteriori 10-15 minuti per far dorare anche l'interno della crostata. E questo è il risultato finale. Stessa cosa, quindi, come vi dicevo prima, ho fatto con il metà guscio a forma di cuore, ma prima ho fatto dei piccoli intagli con due stampini a cuore, uno leggermente più grande e uno leggermente più piccolo. Vi consiglio, se volete infornare poi i biscottini ottenuti dall'intaglio, di infornarli a parte perché i cuoricini tendono a bruciacchiarsi velocemente. E anche i cuoricini più grandi. Tempo di cottura del guscio è circa 10-12 minuti. Ecco questo è il risultato, ho fatto tanti piccoli cuoricini. Ed il risultato da cotto. Ho lasciato raffreddare tutte le basi e quando si sono intiepidite le ho addirittura messe in frigo. Nel frattempo, in precedenza, prima ancora di preparare la base, la pasta frolla e tutto quanto, avevo preparato la crema pasticcera. Anche questo trovate la ricetta nel canale, anche questo vi metterò il link sia in sovraimpressione che nella scheda informativa. Una crema che già si era intiepidita molto, quindi non l'ho versata da calda. Ho livellato bene la crema su tutta l'interno della crostata. E ora il bello di questa preparazione, la decorazione con le fragole che io ho tagliato a fettine. Metà crostata l'ho decorato così, mettendo le fette di fragole su un pianoretto. Questa metà è quella che poi sarà coperta dal guscio, dal coperchio. E adesso l'altra metà, dove ho prima disposto le fettine di fragola tutto attorno della crostata, con le punte in su e leggermente in fuori. Poi ho riempito l'interno così mettendo le fettine di fragola, disponendole l'una sopra l'altra, ecco.
Ho spennellato la frutta con uno sciroppo fatto semplicemente con 100 g di zucchero, 100 g di acqua che ho fatto bollire. Dopodiché, mentre bollivo, ho aggiunto mezzo limone, il succo di mezzo limone, e ho lasciato bollire, quindi restringere lo sciroppo ancora un poco, e poi ho lasciato intiepidire, quindi adesso poi spennellato sulla frutta per lucidarla. Alla fine ho coperto la metà dell'acrostato con il guscio precedentemente preparato, e con quei tre biscottini, quelli più grandi, ho finito di decorare l'acrostato, disponendolo così un pochino a caso. E questo è il risultato finale. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e vi auguro buon San Valentino. A presto!